Hermano, esta mierda es muy buena. Oh, yo sarò veramente fatto, ma il tuo spagnolo fa veramente schifo. Cague, cabrón, il mio spagnolo es perfetto. Ascolta, repetiamo insieme la procedura. Allora, es muy importante que tu fai finta di niente. Pablo Svapar, cazzo pippi mentre parli. Imbecil, chiudi quella cazzo di bocca e ora aspetta che arrivi il nostro cliente. Ma dov'è finito il minchia? Io in tutto sto tempo avrei smazzato l'Africa! Altro che cartello messicano qui! Cartellino arrugginito! Zitto, cabron! Lo estás viendo anche a ti? Episodio qui, Te muovi, gringo? Ehi, non serve scaldarsi tanto. Ognuno ha i suoi tempi. Hola, cabron, abbassa la cresta o te sparo in faccia. Ehi, calmati. Escuchami, non ti comportare in questo modo. Non lo sai chi sono io? Non fare il cazzone o ti randelliamo. Vuoi che ti presenti il mio amico Tirapugni? Oh, Cristo Hernandez, davvero? Eppure i tuoi uomini a Los Santos ci hanno creato non pochi problemi. Santos? Sì, sono venuto da lì apposta per te. Ti vuoi sapere di cosa stai parlando? Dai, Hernandez, andiamo. Ancora non hai capito chi sono. Ma forse è come in Superman, se mi tolgo gli occhiali. Idioti, sono l'agente Matteo Sporetto. Come? Agente Vaporetto? Ma seriamente, ho massacrato milioni di voi a Los Santos e ancora non sapete chi sono. Massacrato? Cazzo, io non c'entro niente, giuro, non sono nemmeno spagnolo! Cazzo, non mi interessa nulla se sei uno sbirro! Ti faccio sentire il ferro, zio! Sentire il... Hernandez, polizia, fermati! Fermati, cazzo! O ti sparo in testa! Non ci torno in prigione! Vaffanculo! Fermati, Speedy Gonzales! Ferma! Portala su! Porta figa cazzo in culo! Un cazzo! No, non posso scavalcare! Merda! Di qua! Quanta energia hai, cicciolo di merda! Ci metterai 30 anni a scavalcare! Zitto! Per la ragione, meno tacos! Adesso faccio il giro e lo frego. Ma quanto è veloce quella palla di merda! L'ho seminato! Ehi, pignatta! Non mi hai ancora seminato! Oh, madonna! Merda, devo passare prima del camion! Ah, puta madre serdo! Erlarde, porca troia! Non mi scapperai! Andale, non mi prendi! Io non gonnino di... No. Cagliate, cabron! Ah, bastardo, non mi impegnerai mai. Sono Speedy Gonzales. Puta madre, dove sta l'uscita di sto posto? Cos'è sto odore di pollo fritto? Dove mi stai ficcando? Merda, vicolo cieco! Cazzo! Feliz compleanno, sei il ciambello! Puta malparito, lasciami andare! Merda, quanta cazzo di energia ha quel gringo? Uè, Nutella, fermati! Ho di polli molto buoni. Ehi! Questi polli sono una merda! Smettiamola con questi giochetti del cazzo!
Fermati, io ti sparo. Cosa? Ma che cazzo è successo qui? Vieni fuori, Hernandez! Hernandez! Che orrore. Hernandez, sei un mostro! Ma come cazzo hai fatto? Dovrei chiamare dei rinforzi. Eppure Hernandez non mi sembrava così pericoloso. Cosa? Che cos'è quella roba sul muro? Mio Dio, ma quello è Hernandez? Del fuoco. Ma che cazzo sta succedendo? Oh mio Dio, cos'è questo rumore? Ehi tu! Fermati, chi cazzo sei? Mani in alto, ti dichiaro in arresto! Cristo, quanto cazzo sei brutto! Vabbè, non importa. Piuttosto, ci sei tu dietro a tutto ciò? Allora, Muso Verde, sei parlato? Che cazzo? Che cazzo sta succedendo? Minchia, ma che è? Sono finito in Alien vs. Polizia? Cava anche questa, un'altra gatta da pelare. Sì, sì, capo, ci penso io. Agente Spore! Sceriffo, io ho appena finito di testimoniare per la scientifica. Come dicevo ai colleghi, ho visto stai un... Stai zitto, Spore, stai zitto. Quando parli mi fai solo venire mal di testa. Porca troia. Non penserai mica che crediamo a questa tua versione all'Alien vs. Hunter, vero? Ma come, sceriffo? Ma cosa dice? Io sto dicendo la verità, ho inseguito un ciccione messicano, poi era sul muro e poi è comparso un alieno. Sara, ma i testoni non sembravano troppo convinti. Dunque, sì, scriverò causa di morte sconosciuta, così quando mi chiederanno perché ho scritto sconosciuta, dovranno spiegarmi perché mi pagano uno schifo, ok? In ogni caso adesso sarai sospeso dal servizio, agente Spore. Sospeso? Beh, sai com'è, 5 morti nella fabbrica, di cui 3 asiatici e 2 africani, 2 ispanici che erano sospettati sono misteriosamente morti, quindi direi che sì, una perizia psichiatrica è anche il minimo, altrimenti ti sbatto in galera. Ma sceriffo vuole effettuare una perizia psichiatrica su di me, mi vuole arrestare, ma io non sono stato io. Certo, certo, l'agente più violento del distretto, quello responsabile della maggior parte delle morti criminali sul nostro territorio, non è stato lui, sì, come no. Sei atteso domattina alle 8 in centrale in modo tale che lo sturacervelli possa fare il suo leggero controllino. Nel mentre la tua sistemazione temporanea sarà il lussurioso hotel fuori città. Dotato di tutti i lussi più esclusivi come le mignotte infette, il drogato dietro col coltello, il padrone di casa un po' stronzo e i mafiosi che girano intorno. Bene, sheriff, se proprio devo, ci andrò. Grazie per il tempo che mi ha dedicato. Sì, sì, grazie al cazzo, ora levati di torno. Che giornata di merda. Forse lo sceriffo aveva ragione. Senza forse, sto impazzendo. Sono solo un incompetente. Non sono neanche riuscito a catturare un ciccione messicano.
E ora mi ritrovo in questo casino e... alieni. Alieni, spore, seriamente. Con tutta la merda che potevamo immaginarci dei cazzo di alieni. Sono proprio calato a picco. Ed ecco qui la faccia di chi sta per perdere tutto. Buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Interrompiamo la rocklist radiofonica per darvi gli ultimi aggiornamenti sulle sparizioni di questi giorni. Pare ci siano nuovi casi nei pressi di Paletto Bay. Per il momento la polizia non ha ancora indizi sulla causa di questi eventi. Lo sceriffo ha rilasciato una dichiarazione dove rassicura i cittadini di Paletto Bay di non farsi prendere dal panico e non uscire di sera finché il colpevole non verrà identificato. Aspetta. Vi raccomandiamo cosa? Anche noi della radio di rimanere in casa e non uscire di sera, specialmente nei boschi, dove i casi aumentano a quanto pare. Questa cosa ci ricorda molto la notizia di oggi pomeriggio, dove un uomo, gridando lo scandalo agli alieni, ha scatenato... Allora, non sto impazzendo. Non può essere una coincidenza. Prima vedo un alieno, e poi magicamente parlano di sparizioni. Devo assolutamente tornare in quel posto. Va bene, allora mi cambio e vado. Porca puttana, non la prendo più quell'autostrada del cazzo. Vai così che mi riscatto. Sarò il primo agente che arresterà un alieno. Già lo vedo. Agente Sporetto. Miglior poliziotto d'America 2018. Muso verde, dove sei? È il momento di finire al fresco. No, il buio! Cazzo, corri! Non ci sto qui dentro io! Porca puttana, che cazzo è successo? Ehi, aspetta un minuto! Ma dove sono finiti tutti? Aspetta... Ah, ci sono! È per la storia delle sparizioni! Tranquilli, gente, non preoccupatevi! È arrivato l'agente Spore! Guardate qua che muscoli! 21, 22, 53, 54, 60... Ah, sono proprio forte! D'accordo, l'agente Spore non si ferma davanti a niente! Adesso ci penso io a questo alieno del cazzo! Ehi, c'è nessuno? Dai, avanti, vieni fuori e ti, che ho un'offerta speciale Vodafone tutta per te. Mai un giorno avrei pensato di finire a pattugliare una fabbrica di polli, di notte fonda, durante un blackout, in cerca di un alieno. Le cose sono due, o divento un pioniere della caccia agli alieni, oppure questo è veramente il mio ultimo giorno da poliziotto. Permesso, scusi. Che cazzo è stato? Cosa sono questi suoni da rigurgito? Cazzo no. Ancora. Vieni fuori, maledetto extraterrestre! Butta la pistola, immediatamente! Che cazzo ci fai a quest'ora in questa fabbrica? Ehi, non lo sai che stai puntando un'arma contro un agente della polizia?
Come? Polizia? Non ci credo. Sì, sì, sono l'agente Matteo Sporetto, numero distintivo PD6052. Sono arrivato qui da poco per indagare sull'incidente di stamattina. Chiedo scusa, non sapevo ci fosse qualcuno a indagare. Beh, non importa, faccio il suo lavoro. Nel frattempo andrò a dare un'occhiata al generatore. Sa, ci sono un po' di blackout stasera. Un attimo solo, non è che per caso ho visto un alieno da queste parti? Alieni? Ma non dica scemenze, son via. Cosa? No, cazzo. Fermo, polizia! Vieni fuori e metti le mani bene in vista. Allora è così, eh? Vuoi giocare a nascondino? Beh, peggio per te. Ti dichiaro. Cazzo, la corrente di nuovo. Non ci voglio credere. Ferma dove sei. Adesso faccio luce. Non fare cazzate. Porca troia. Tu. No! Cazzo, che male. Mi fa male ovunque. Certo che ho avuto i riflessi di un furetto in overdose. Porca troia, mi ha conciato male quella testata. Cazzo mangiano quegli alieni? Ma dove mi trovo? E questi che cazzo vogliono da me? Che cazzo vogliono da noi, vorrei dire. Noi? E tu chi saresti? Mi chiamo Pruitz, e tu sei? Agente Matteo Sporetto. Tu hai detto Cruiz? Cazzo, no, agente Pirletto, mi chiamo Pruiz, non Cruiz. Sì, sì, calmati, scusami, hai ragione. Piuttosto, sai cosa sta succedendo? Ah, amico, non so dirtelo di preciso, è una storia abbastanza lunga, guarda. Osservali su quella barca del cazzo. Guardali, non fanno altro che osservarci. Però da quando sei arrivato se ne stanno lì a fissarci. Ho provato anche a scappare, ma non te lo consiglio, hanno dei fucili abbastanza potenti, meglio non averci che fare. Guarda, potresti perfino insultarli, ma penso proprio non ti darebbero neanche un minimo di corda. Davvero? Voglio proprio vedere, così mi sfogo anche un po'. Ehi, merdaccia! Guardami! Mi sto muovendo, sto camminando, adesso più io me ne vado, ti lascio in questo posto di merda. Ehi, è la verità del cazzo! Tua madre era uno xenomorfo! C'hai la faccia verde perché sbocchi contro vento! No, no, fermati! Ma che? Mi prendi sul serio? Vuoi farci ammazzare? Guarda che stavo scherzando io! Sì, beh, certo! Perché noi veniamo rapiti e tu fai lo sbirulino della situazione! E poi cosa ci fai per terra? Dai, va là, alzati! Che oggi ho avuto una giornata di merda e la situazione non sta migliorando! Sì, va bene, scusami, mi sto annoiando, ok? Sono qui da un bel po' di tempo, da più di te. Sarà almeno, non so, 5 ore che mi tengono qui e non so che cazzo fare. Ma farsi un pippotto, andare a funghi, passato di moda. Vedi per caso dei funghi? Sì, vabbè, era una metafora! Senti, Spore, per l'amor del cielo, basta litigare. Ascolta, potrei avere un'idea per andarcene da questo posto. Certo, è arrivato Rambo. Santa pietà, posso parlare adesso? E comunque riguardo al discorso che gli alieni possono volare, non ne sono convinto. In ogni caso, vedi quelle luci? Quelle tra cui stanno meditando? Sì, esatto, proprio quelle. Ascoltami attentamente. Non so per quale motivo, ma questi alieni sembrano attratti da quelle luci. Potremmo sfruttarlo a nostro vantaggio. Sai, ho notato una cosa quando sono arrivato qui. Sarebbe? Butta un occhio lì, la vedi? C'è una moto d'acqua. E non è neanche così tanto distante da dove siamo noi adesso. L'unico problema è che dobbiamo nuotare per arrivarci. Sì, ma quelli se ci vedono scappare come minimo ci sparano. Tranquillo, Spore, sarai solo tu a nuotare. Cosa? Calmati, non ti preoccupare. Mentre tu nuoterai per recuperare la moto d'acqua, io distrarrò questi cazzo di alieni. Devi sapere che io ho dei fuochi d'artificio nelle mutande. Cosa? Dei fuochi d'artificio? Ma fai sul serio? Haha, sì, si stronzi non mi hanno controllato quando mi hanno lasciato a marcire su questa cazzo di spiaggia. E ho abbastanza potenza di fuoco per fare un bel po' di casino. Tutto quello che devi fare è semplicemente nuotare come una tigre verso quella cazzo di moto d'acqua, prenderla e venirmi a recuperare. Ti prego non mi lasciare qui, non osare farlo. Sono un agente di polizia, non abbandono nessuno, tranquillo. E comunque, per tua informazione, non è che le tigri nuotino così bene, eh? E allora come un leone, va bene? Anche i leoni non sanno nuotare, ma davvero non lo sai che i felini non sono...
Avanti, figli di puttana! Perché non vi unite anche voi, eh? Stronzi di merda! Ah, Cristo! Sento bruciare i pantaloni! Merda, merda! Stavo dicendo comunque... Bella! Avanti! Uno, due, tre! Guardate un po' che mosse! Porca puttana! Quanto cazzo è lungo! Dai, dai, dai! Scommetto che queste cose sul vostro pianeta non le fate, brutti stronzi! Avanti, spoiler, datti una mossa! Eccola lì la cazzo di moto d'acqua! Finalmente! Dai che ci siamo! Me ne vado da sto posto di merda! Ma dove cazzo sono le chiavi? Oh! Prendete anche questi cazzo di flare! Sì, ho un arsenale qui! Perché non venite a unirvi? Proiz! Proiz, arriva la cavalleria! I cavalli, alleluia! Spore, dove cazzo eri? Sì, ci vediamo in Mars Attacks, figli di puttana! Minchia, ce l'abbiamo fatta! Per un pelo! Puoi dirlo forte, cazzo! Per un pelo! Ma no, non nel senso che devi urlare, Spore! Ah, che nottata di merda! E adesso che intenzioni hai, Spore? Beh, mi sembra ovvio, no? Andiamo dallo sceriffo, gli dico che ci sono degli alieni in città e... Chi ti ha detto che mi puoi chiamare Spore? Preferisci agente Vaporetto? Vapo... cosa? Ma seriamente? Ehi, ho appena avuto un déjà vu. Senti, dai, non ricominciamo a litigare, signor agente dei miei stivali. Piuttosto, io non ho voglia di venire con te dalla polizia, voglio solo tornarmene a casa, va bene? Ma che? Dici sul serio? Non hai un minimo di senso di giustizia? No, non me ne frega un cazzo. Poi non ho idea di cosa ho dovuto passare io. Quindi lasciamo perdere. Aspetta, ma quindi hai già avuto a che fare con gli alieni? Raccontami la tua storia. Beh, in effetti forse tu mi potresti credere. Non lo so, Spore, ci devo pensare. Sì, dai. Wow! Che cazzo è? Ah, le mie orecchie! Corriamo, via! Corriamo, cosa? Hai ragione, è lì!